Una domenica, quella appena trascorsa, all'insegna del carnevale in tutto il Vallo di Diano. Sfilate e maschere hanno riempito le strade di numerosi comuni del comprensorio, da Sala Consilina a Polla, passando per Pertosa, Salvitelle e altri paesi del comprensorio valdianese. Ricordiamo che Buon Abitacolo, dove la sfilata dei carri è diventato un appuntamento davvero importante, l'evento è stato annullato per il grave lutto che ha colpito la cittadinanza con la scomparsa di un 21enne. A Polla si è ripetuta la scena, diventata un'allegra abitudine, di Rocco Giuliano, il sindaco, alla guida di un carro vascello. L'evento, organizzato dall'associazione Nicolini, ha ottenuto un grande successo, un pomeriggio di festa, con bambini e famiglie. Sfilate dei carri anche a Sala Consilina per la gioia di bambini e genitori, con i carri che sono arrivati anche a Teggiano, tutti in maschera rigorosamente tra balli e divertimenti. Successo poi per l'evento realizzato al Castello Macchiaroli, con l'ingresso gratuito all'interno della meravigliosa location per le piccole mascherine. In tutti i paesi comunque sfilate e feste hanno ottenuto un rinnovato apprezzamento, con i social ovviamente a far da padrona, diverse le foto apprezzabili da tutto il Vallo di Diano. E domani, per il vero e proprio carnevale, diversi sono gli appuntamenti con nuove feste nel Vallo di Diano.